ma c'è una domanda cruciale che ci pone qui Francesco De Simone, lo sta ascoltando Nino Cartabellotta, che ringrazio davvero per essere qui, presidente della Fondazione Gimbe, che in questo momento è molto importante, perché la Fondazione Gimbe mette insieme le informazioni che arrivano dagli scienziati, la politica, gli studi sociali, gli statistici, mettono tutti insieme per dare una consulenza, un indirizzo importante. Ho parlato tanto, tocca a te, vai. Io ho una domanda molto semplice, però secondo me importantissima in questo periodo. Vorrei sapere per quale motivo ancora ad oggi non è stato reso possibile rendere libero il brevetto per il vaccino. Nel senso che dare la possibilità a tutte le case farmaceutiche di poterne produrre in quantità sufficiente affinché tutti quanti possiamo vaccinarci in tempi molto più brevi. Non è possibile che ancora ad oggi, cioè io dovrei vaccinarmi in base al calendario nazionale della sanità, dovrei vaccinarmi forse tra un anno e per un anno dovrei continuare a fare comunque questa tipologia di vita che non va assolutamente bene. Cioè nel senso, invece se diamo la possibilità a tutte le case farmaceutiche di poterne produrre in quantità appunto sufficienti, io potrei vaccinarmi entro l'estate. Allora la mia domanda è più importante appunto l'economia e quindi il guadagno delle case farmaceutiche oppure la salute delle persone? Bravo Francesco. Allora, domanda veramente molto importante. Cartabellotta, domanda semplice, ingenua o no? No, la domanda pone quello che è uno dei problemi fondamentali nel corso di una pandemia: quanto tutelare quelli che sono gli interessi di una industria privata e quanto tutelare la salute pubblica. Il problema però non è estremamente semplice, perché se è vero che da un lato lo Stato ha la possibilità in caso di emergenza di copiare il farmaco senza il consenso della società che detiene il brevetto, quindi di fatto con lo strumento delle licenze obbligatorie, questo purtroppo non prevede praticamente il trasferimento del know-how. Che cosa significa in pratica? Siccome noi non stiamo producendo un farmaco con grande facilità di produzione, ecco, giusto per intenderci, passare da un farmaco brand a un farmaco generico, ma stiamo producendo un vaccino ad elevata complessità come quelli che sono i vaccini a RNA messaggero, o peraltro con l'ipotesi di dover cambiare anche il vaccino in relazione a quelle che sono le nuove varianti emerse, al di là di quella che è la fattibilità, che ovviamente passa da accordi internazionali, transnazionali, transeuropei, e la disponibilità dell'industria a quella che è a limitare la propria proprietà e la libertà di impresa, a imporre una licenza obbligatoria senza trasferimento di know-how di fatto non risolverebbe il problema. Quindi oggi qual è la strada che si sta utilizzando? Quella della produzione conto terzi, cioè aziende che decidono, lo ha fatto già Sanofi e Novartis nei confronti di Pfizer, di mettere a disposizione i propri impianti per produrre, grazie anche al trasferimento del know-how, sì, quello che è il vaccino sotto brevetto. E questa è la strada, questa è la strada. Anche lo Stato. E ci siamo dovrebbe su questo, Cartabellotta, cioè sarà possibile che, come suggeriva Francesco, insomma, le case farmaceutiche possano avere questo, avere l'ordine di produrre vaccini e quindi pagando quello che bisogna pagare a chi li ha inventati, però intanto producendo vaccini. Certo. È questa la strada. Si può fare? Si può fare, però il problema reale è che noi abbiamo impostato un piano vaccinale, noi intendo Europa e poi Italia di conseguenza, non tenendo conto di quello che era il collo di bottiglia, che non era il completamento degli studi e l'approvazione da parte dell'autorità europea, ma era la produzione su larga scala. Quando si parlava inizialmente di vaccini già ad agosto, io lo dissi pubblicamente, dico guardate che il vero problema sarà la produzione su larga scala, perché anche il più grande colosso farmaceutico non ha la capacità produttiva per poter realizzare una quantità di dosi tale da poter soddisfare anche gli accordi. Infatti quello che stiamo vedendo è che settimana dopo settimana il nostro portafoglio vaccini dal punto di vista quantitativo perde progressivamente potenza, proprio per il fatto che ci stiamo scontrando con quello che è il vero grande problema, la capacità produttiva da parte dell'industria. Allora, lui ha detto, il nostro Francesco ha detto, io non vorrei dovermi vaccinare tra un anno. Secondo lei, Cartabellotta, secondo il vostro lavoro, le vostre proiezioni, i ragazzi quando si vaccineranno? Cioè, quando sostanzialmente arriveremo alla fase in cui si potranno vaccinare anche le persone non troppo a rischio, diciamo? Quando più o meno? Ma prima di ipotizzare la data mi permetta di sottolineare un aspetto fondamentale. Noi oggi sappiamo che i vaccini, in particolare Pfizer e Moderna, riducono la probabilità quasi del 95% di contrarre la malattia Covid, cioè chi è vaccinato sa di non ammalarsi o comunque di avere una probabilità residua.
non sappiamo invece nulla su quella che è la probabilità di contrarre l'infezione asintomatica e quindi ovviamente di poterla trasmettere agli altri. Quindi in questo momento, su questo so, Cartabellotta, so che sono arrivate notizie molto importanti, positive. Insomma, le prime notizie stanno arrivando da Israele, è che chi è vaccinato sembra che non... Però c'è un ultimo, la Cartabellotta, la diciamo insieme, la condivido con lei e con tutti i nostri telespettatori e qui in studio. Sappiamo che oggi era atteso il via libera dell'AIFA, l'agenzia del farmaco italiana, per il vaccino AstraZeneca. Sappiamo che ieri l'EMA, che è l'ente europeo, ha deciso che va bene questo vaccino AstraZeneca da 18 anni in su, ma c'è un'interpretazione molto restrittiva dell'AIFA. Quindi, allora, vaccino AstraZeneca, ok dell'AIFA, ma è raccomandato solo sotto i 55 anni. Sotto i 55 anni. Sappiamo, Cartabellotta, mi pare che in Germania abbiano deciso sotto i 65. Sono stati, il problema, il come accoglie questa notizia lei, Cartabellotta? La notizia l'abbiamo già commentata, ovviamente in maniera molto favorevole, però questo impone, diciamo, di rivedere un po' le priorità del piano, perché è evidente che non avendo la sperimentazione clinica arruolato dei soggetti anziani è sostanzialmente, diciamo, un azzardo quello della somministrazione. Quindi il fatto che possono essere vaccinate altre categorie, visto che gli ultra 65 anni nello studio clinico incluso nella documentazione presentata all'EMA e ovviamente di conseguenza poi approvata anche dall'AIFA, sono praticamente pochissimi. Quindi di fatto questo è un vaccino che è in quelle che sono le categorie prioritarie, noi adesso dovremo vaccinare praticamente tutto ottantenne e poi ascendere, di fatto al momento non abbiamo evidenze sufficienti. Quindi bisognerebbe capire se a livello del piano vaccinale c'è in qualche maniera la possibilità di rivedere quelle che sono le priorità delle categorie vaccinali. Quindi questa notizia significa che bisogna... Perché non hanno sperimentato abbastanza su persone più gravi.